Benvenuti sul canale YouTube di Cubase.it. Superior Drummer è l'ammiraglia di casa Toontrack. Si presenta rinnovato nella veste grafica, nelle funzioni e nella libreria. La finestra principale è divisa in più zone. La cornice superiore ospita i menu. La zona inferiore contiene il Song Creator. Nella zona centrale trovano posto varie finestre. Il kit in uso. Un browser dei MIDI file disponibili. Il mixer. Ed il tracker, all'interno del quale è possibile stampare un file MIDI dall'esecuzione di un batterista. Il menu Settings consente di impostare i parametri generali dello strumento, di riallocare le librerie e di caricare mappe relative ai drums per pilotare i kit. In un menu specifico, nella versione standalone, sono disponibili tutti i settaggi relativi alle periferiche audio e MIDI disponibili. È anche possibile ridimensionare la finestra principale. Le finestre Grooves, Mixer e Tracker possono essere rese flottanti e ridimensionate. Un file progetto contiene un kit, tutte le sue impostazioni, le impostazioni del mixer e l'effettistica ed ogni altra impostazione del Virtual Instrument. La finestra Drums gestisce i kit e gli strumenti caricati. Per ogni pad è possibile impostare un diverso strumento scelto tra la libreria di Superior Drummer oppure tra le altre librerie ed espansioni Toontrack disponibili. È anche possibile aggiungere strumenti ad un kit. Possono essere caricati campioni esterni, anche associati ad un pad già esistente, con varie modalità. Il campione può essere associato, ad esempio, ad un'articolazione presente nel pad. La zona destra della finestra contiene i parametri di esecuzione di ciascun campione caricato su un pad. In questo esempio verrà programmato un velocity switch tra i due campioni, utilizzando il parametro velocity gate. Il suono originale del rullante verrà innescato da una velocity compresa tra 79 e 127, mentre il campione importato verrà innescato con un intervallo da 1 a 79. Oltre che essere campionato su più livelli di dinamica, ogni strumento dispone di un certo numero di articolazioni, associate a diverse note.
I parametri del menu Hit Variation permettono di impostare i colpi in modo casuale ed anche come fossero portati a mani alternate. A corredo di Superior Drummer una libreria di circa 250 GB, comprendente 7 kit acustici e 350 campioni di batterie elettroniche. Il download della libreria si effettua dal TuneTrack Product Manager. Sono disponibili 5 blocchi. Il primo contiene gli strumenti in microfonazione ravvicinata. Il secondo i microfoni room. Il terzo e il quarto configurazioni di ripresa surround fino a 11.1. Il quinto i rientri degli strumenti nei vari microfoni. In questo modo è possibile scaricare solo i pacchetti effettivamente necessari, risparmiando spazio su disco. Un menu consente di selezionare i preset, che comprendono, oltre che i piatti, i fusti e relative accordature, anche tutte le impostazioni del mixer. È però possibile caricare anche i kit senza modificare le impostazioni del mixer. La finestra Grooves offre una panoramica dei MIDI file contenuti in Superior Drummer 3. Una serie di filtri consente di calibrare la ricerca in base al genere, allo stile, alla divisione metrica e altro. La parte sinistra della finestra ospita le librerie disponibili. Mentre i MIDI file relativi vengono mostrati nella parte destra. Trascinando un file MIDI nel campo MIDI Drop Zone, verrà avviata la ricerca dei groove che più si avvicinano. La stessa ricerca può essere avviata inserendo in tempo reale un pattern nel campo Tap to Find. I MIDI file possono essere trascinati direttamente sulla finestra principale. Oppure possono essere concatenati in una song. La riproduzione è sincronizzata al progetto. I MIDI file possono essere editati tramite una pagina specifica.
Song Creator consente di assemblare in pochi istanti un brano completo. È possibile programmare più di una traccia in modo da studiare alternative. La finestra Mixer consente di trattare il kit con effettistica ed inviare gli strumenti a diversi bus. La funzione bleed simula i rientri di ogni strumento nei microfoni adiacenti, per aumentare il realismo. Per usufruire di questa funzione, la libreria bleed deve essere installata. Tramite la funzione bleed si possono inoltre inviare i segnali a coppie di microfoni ambientali. La finestra Tracker consente di triggerare l'esecuzione di un batterista per ricavarne un file MIDI. Viene utilizzato uno speciale algoritmo in grado di identificare la tipologia dello strumento. Il file risultante può essere editato in modo da ottimizzarne la resa. Out to his old truck.
know he won't resist you. You can let him kiss you. That still won't be enough. Keep stringing him along. Un potenziometro consente di miscelare il suono reale con il campione. È possibile quindi esportare i MIDI file oppure rimanere all'interno di Superior Drummer. In questo caso l'esecuzione si sincronizza con il progetto. Just like a ghost, my memory.